Passa su fifagoin.com e acquista i tuoi crediti a prezzi bassissimi e con il codice Mike al 5% di sconto. Link in descrizione. E se questo video supererà 50.000 mi piace, la prossima challenge sarà Food Draft, ma possiamo vedere solamente l'overall. Ragazzi, ci vediamo questa sera in live 21:30 per giocare a FIFA Draft. Forse qualcosina per la carriera? Non mancate. Salve a tutti ragazzi e bentornati a My Shosha. L'eterna sfida tra quest'uomo e il gioco è tornato anche su FIFA 23. E oggi torniamo con un grande classico Food Draft, ma possiamo vedere solo la bandiera. Da capire con questo nuovo sistema di intesa, con questo nuovo FIFA, come cambia sta cosa. E se questo video supererà 50.000 mi piace, la prossima challenge sarà Food Draft, ma possiamo vedere solamente l'overall. Che particolare, perché è un nuovo FIFA, giocatori diversi. Dall'anno scorso ho iniziato a portare queste draft challenge. Se vi piacciono, supportatela alla grande. Ma soprattutto ci vediamo questa sera e torno in live per giocare a FIFA e proviamo a giocare insieme. Quindi vi aspetto questa sera. Mettetevi la sveglia perché manca pochissimo. Lunedì iniziamo la carriera di Mr. Spettacolo su FIFA 23. Provate a indovinare con che squadra. Vi dico che c'è uno spoiler in questa stanza. Ragazzi, ho registrato le prime due puntate. Già è pazza, già ho perso il controllo. Non mancate, ma adesso iniziamo. Allora, ragazzi, sempre ovviamente con i mezzi professionali. Buona la prima, come al solito, quello che viene viene. Dammi però un modulo non disastroso, grazie. Allora, ma che è successo? Sono tutti i moduli buoni. Facendo un po' di draft ho capito che sempre le stesse posizioni poi diventa un macello, soprattutto per prendere le riserve, no? Perché, guardate, questo modulo per esempio non c'ha gli esterni. Quando io vado a prendere le riserve ai panchinari, se mi escono gli esterni, a priori non li posso prendere, perché non li posso adattare. Per esempio, se uno è AD, non lo posso mettere al posto dell'ED e dici, ah vabbè, fa intesa quale. No, è fuori posizione per il gioco. Infatti, secondo me sta cosa la dovevano rivedere, soprattutto per quei giocatori che hanno il doppio ruolo. Vabbè, ma chi se ne frega. 4-3-3 classico, ragazzi. Vado a rimettere la grafica che usavo l'anno scorso. Siamo pronti? Dammi un capitano decente. Intanto vediamo se l'ho posizionato giusto, sì. Oh, questo potrebbe essere Valverde? Quindi Valverde e Son. Oh, raga, Corea del Sud c'è sta solo Son. Mo se c'è sta un altro nero della Corea del Sud, io mi... veramente divento pazzo. Però mi pare che Valverde if è AD. Non mi freghi, amico mio. Quindi ragazzi, vado con Sonaldo. 3, 2, 1. Vado, vado. Sì. No, Ciro, c'era Ciro. Beh, Ciro non te la prenderei a male, penso, no? Sì, questa è una bella pescata, finalmente. Un capitano decente. Che è successo? Con questo sistema, forse ste nazionalità sono ancora più difficili da ibridare. Però, ragazzi, altro centrocampista. Questo buono. Claudione Marchisio. Se lo prendiamo va già 3 d'intesa, massimo. Però ci avremo 2 croati. Secondo me uno è Kovacic e 2 spagnoli. Allora, i spagnoli li scarto a priori. Dai, dai, prendiamo Claudione, raga. Claudione Marchisio, che ci frega. Magari becchiamo qualcuno dell'Italia, visto che prima c'è uscito Immobile. 3, 2, 1. Beh, lo sapevo che c'era Kovacic. Però vabbè, va bene lo stesso. Mazza che cartina Kovacic. Beh, non è Claudio Marchisio. Mettilo là. Bravo Claudione. Ok, ragazzi, sta andando, sta andando. Ora, dammi un attaccante forte. Ah, no, Puzia. Puzia soprattutto. Qua che piglio. Immagini questo francese Mbappé. Secondo me dobbiamo prendere uno dei due inglesi, perché spero che, essendo inglesi, giochino in Premier League. Prendo questo. 3, 2, 1. Ah, era Martial, era buono. Vai, altro centrocampista, altra scagazzata. Ma qua, ragazzi, può di tutto, può di niente. Ah no, questo potrebbe essere... Aspetta, questo potrebbe essere che quello del Liverpool, Keita. No, 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 aborro, perché c'ha poi una nazionalità troppo inculata per prendere... Prendo l'inglese. 3, 2, 1. Vado, boom. Manco male sto Gallagher. Abbiamo pure dato un po' d'intesa a Sonaldo, se qua c'è sta Messi. Lo tieni, perché non sappiamo. È qua senza pensarci, anche se c'è un italiano, ragazzi. Esterno destro italiano, chi potrebbe esserci? Berardi? 3, 2, 1. Boom. Non era manco Mimmo. Però tra ste pescate è quella giusta, raga. Potrebbe essere Lobotka, questo qua. Dai, rischio questo. 3, 2, 1, vai. Lobotka. Yes. Ah, c'era pure Dombele. Era meglio Dombele, però, per una questione di intesa. Paradossalmente, quello che c'è meno intesa è proprio Sonaldo. Ma io ve l'avevo detta sta cosa, ragazzi. Ora, dammi un DC della Premier e stiamo a cavallo. Allora, questo potrebbe essere Rahmani. Come si chiama quello leader Napoli? Per forza, raga. La Bosnia. Chi c'è difensore della Bosnia? Solo, raga, guardate che schifo
Tutti oro non rari. Ma FIFA, porco due. Allora ragazzi, a non sapere leggere e scrivere, prendo lui del Napoli. Porco Giuda, ragazzi, tutto è merda. Ma che cacchio di draft orribile. Questo sarà sicuramente Show. Il brasiliano non so chi possa essere. Andiamo da Show. Vedete, uno Show. Ah no, Ciro! Perché stava di... Tanto sicuro esce Alessandro. Alessandro, scusate. Ma no, non pensavo però fosse non raro. No, Ciro sta fuori. Vedete sta cosa, raga. Questo è Asa. Io lo metto lì. Sta fuori ruolo. Quindi praticamente questo qui non mi prende niente d'intesa. Che puzzolente che sei. Allora, un italiano. Questo è bastoni, 100%. Gli altri, ragazzi, è troppo un rischio, quindi vado dai bastoni. Basta che non è Bonucci. Raga, Luis Felipe con la bandiera dell'Italia, una cosa che non posso accettare, veramente, non si può vedere. Vedete, prendiamo Alessandro, Gabriel, l'abbiamo fatto. Vabbè, proprio inutile questa pescata, vabbè. Dai, allora, questo è Traoré, sicuro. Questo potrebbe essere uno che si chiama Cash. Terzino destro. Questo potrebbe essere Frimpong. Questo potrebbe essere Danilo. E questo potrebbe essere, non lo so, francese, potrebbe essere chiunque. Dai, dimmi che sei Danilo e fammi godere. Oh, ma raga, oh, ho beccato pure Cash. Ah, vabbè, Garsdorf mi interessa. Cioè, raga, vengo dal futuro. Ormai io ho capito il draft. Io ho capito come funzionano i draft. Ho beccato Traoré, ho beccato Cash, ho beccato Danilo. E vabbè, l'altro non potevo beccare. Tra l'altro, di tutti questi, solo o Cash o Danilo, eh. Se prendevo Alessandro, avevamo fatto, raga. Avremmo fatto un draft sontuoso. Portiere forte, grazie. Ocampos. Dudek. E come si chiama quello del PSG? Ma non mi interessa. E questo potrebbe essere Allison, come potrebbe essere Ederson. Ora, no, mi devo prendere questo, ragazzi. Che fa super intesa, così Son lo metto bene, dai. Vediamo Dudek. Ederson, infatti. Vabbè, Dudek. Allora, 26 su 33 al buio mi pare molto buono, ragazzi. Mi pare molto buono. Ora, cerchiamo di togliere il terzino sinistro, speriamo. Questo potrebbe essere buono. Quello inglese, chiaramente. Vado. Vabbè, non c'erano. Goldson, il figlio dell'oro. L'alto DC? No, un terzino. Brasiliano? Qua è troppo difficile, raga. Andiamo sull'italiano. Zappacosta. Però vedete pure questo, ragazzi. Fa il terzino, l'esterno, ma così non è inutilizzabile nei draft. Oh, questo è forte di portiere? Quello è Meñón. Allora, mi è riuscito il brasilero? Sperando che sia lui. Meñón! Vabbè. Vabbè, Lloris funziona lo stesso, No, meno 3, cazzo funziona. Chi c'è del Senegal a centrocampo? Qua so chiunque, ragazzi. Io ho arrivato ancora con l'inglese. Badaboom! Mason Mount. Ma Mount un po' a giocare. Vabbè, questi ragazzi sono da, diciamo, da far entrare a gioco in corso. Perché vedete, io lo metto qua, Mount. Non cambia niente, perché stanno fuori ruolo. Oh, raga, ma è difficilissimo al buio. Oh, questo era forte! Lo prendo un brasilero, dai. Guarda che merda. Vabbè, lui non giocherà mai. Ok, attacco, ragazzi. Ti immagini qua come esce Mbappé. E si abbracciamo. Italiano. Madonna. Di dov'è questo qui? Della Repubblica Democratica del Congo. No, 8. 8 il passerotto. Della Namibia. Ma che è la Namibia, dai. Vai, questo pure è putrido. Oh, se te vate, dammene uno. Ma mica tutti. Dico uno oro raro. Allora, questo è Çalhanoğlu, per forza. Però mi prendo l'italiano, ragazzi. Oh, sì! Sì, Chiesa! Vedete, ragazzi, bisogna sempre scegliere gli italiani. Cioè, Chiesa, vabbè, entra a giocare un corso, però, raga, guardate che attacco vomitevole. Cioè, per favore, mi dai una punta centrale. Guarda che schifo, raga, ma che draft da merda. È pietoso sto draft. Ecco. Uno buono, finalmente. Ok. Kiwell, se vediamo. Questo tanto sarà Zego. Quell'altro non lo so. Dai, Kiwell. Oh, Jamie Vardy superstar. Tanto vedete, raga, fuori per fuori va bene così. Ok, buono pure questo. Buono pure questo. Allora, non lo so. Hakimi. Boh. Olanda. Vabbè, mi serve la punta, quella che entra a Muzzo, va bene. Brasile, te immagini Neymar. Nigeria, chi c'è? Nigeria, Osimhen. Raga, Nigeria, Osimhen. Questo è Osimhen. Se non è Osimhen e quello è Neymar, il video finisce. 3, 2, 1. Nooo! C'avamo la punta. E invece ho preso un Dindi. Ma vai a cacare, FIFA. Dai, l'ultima occasione che prendo una punta seria. Questo è Valverde. Questo è Neymar. Questo non lo so.
Questo è Ciro Immobile. Scommettete. Ah! No! Momento. Questo esce, entra Son che fa la punta. I will take it. Vabbè, in realtà, ragazzi, ho fatto draft peggiori, vi posso assicurare. 109. E adesso tocca giocare. Vai, ragazzi, vediamo che riusciamo. No, col cuore così a me, no. Vabbè, vediamo che riusciamo a tirare fuori. No, guarda che attacco. Rodrigo, Richarlison e Vinicius. Con quello Yaya Touré lì. Vabbè, ragazzi, andiamo, si va. Spero che vi piaccia il mio kit. L'ho pagato ben 5.000 pippi. Let's go. Mazza, quanto siamo lenti. Ok, noi abbiamo un cambio da fare, eh. Deve entrare Sonaldo. Paolo Botka. Mamma mia, che frangifrutti. Ci abbiamo il commissario Gallagher. Verso Eric Ewell, che non so, ragazzi, se voi ve lo ricordate. Io sì. Giocatore pazzesco del Leeds. Mi ricordo. Bello! Rachmani. Claudio Marchisio. Bello! Bella liftata. No, ma che è? Danilo, ma che ti è successo? Si è accasciato nella beata speranza. Mamma mia, lo Botka, ragazzi. C'è tanto acqua da Napoli, eh. Oh, Politano. Vai, tira, ci hai messo un giorno. Ci hai messo una giornata, ci hai messo. Becca questa bomba, oddio. Comunque, ragazzi, sti tiri sono troppo goduriosi, eh. I tiri ti fanno proprio scurricchiare se li insacchi. Fuori, Calvert. Dentro, Ronaldo. No, che è sto bucazzo? Bravo, lo Botka, ragazzi. Ma lo Botka è un mostro. Che è? È Riquel che sta ovunque. Marchisio. Gioca quel pallone. Aspetta. Guarda lo Botka che è ovunque. Per Sonaldo. Sonaldo si gira. Bustaccia! Sonaldo! Oh, Napolitano, monsieur. Mazza che busta che ha beccato quel tizio. Ah, è italiano questo. È italiano per forza. È italiano per forza. Ora che palletta, Kewell. Dai, resisti. Resisti! No! Potevo fare il tiro di potenza. Mannaggia me stesso, medesimo. Però bella la palla. Tira una bombaccia. Segna. Ragazzi, ho molti problemi a segnare in sto gioco. Raga, c'ho un centrocampo sontuoso. Eccolo. Va via sto mig, va. Al 45 più 1. Al 45 più 1. Gli fa la foto. È un insomma. Mazza, 10 tiri a 0. Capirà, questo mo rientra al secondo tempo. Sarà il mostro finale. Sarà un mostro. Allora, io tolgo Politano e metto Chiesa. Però... se dovessimo superare il turno, potrebbe essere interessante mettere Kewell a centrocampo. Però per il momento me la sto meritando, dai, eh. Insomma, proprio di niente. La tecnica di Danilo. Chiesa! Scuscia! Se ne va, la potevo crossare. Però sono italiano. Sono italiano, raga, un attimo. C'ho avuto un momento italianissimo. Sta filata di Gallagher. Qua, sal. Sì, guarda questo, pure Neymar. Mortacci, a me tutti oro non rari. Oh, lo sapevo. Lo sapevo, godo. Al tuo primo tiro, lo sapevo. Hai visto, raga? Non c'è stato nessuno, tutto a posto. Tutto regolare. Ah, ma l'avevo intuito che stava per cominciare a fare queste cose, raga. Perché il mio centrocampo non filtrava più, guarda. Cazzo, ora devi andare, c'è sta Rachmani qui. Forse lo Botka ha finito un po' la birra, non lo so. Si aspetta, ragazzi. Si aspetta! Ma? Che puzza! Meno male che c'è Luis Felipe. Okay. Sale e non fa male, dai. Bravo, Dani. Che cazzo fai? Ma che cos'è? Ma no! Ma là era un tapin facile fa... Oh, raga, io si vede che ho qualche gene che non è italiano, per forza, perché solo io sono l'unico in Italia che non riesce a fare la zozzata. Quello è il The Italian Job. Ok. Ma vedete, raga? Già da sta cosa so che prenderò gol. Guarda, Dudek! Ok. Che giocatore sontuoso, Chiesa! Danilo non gliela fa più. È stato anche bullizzato lì. No, Chiesa resiste. Se Lotti resisti, aggiunge e conquisti. Chiesa.
Oh, albero! Beh, non lo so. La prossima volta fammi una 619, già che ci stai. Marchiglio! Infortunio, Chiesa. 1-0, ragazzi, col sudore dalla fronte. Cioè, non da parte mia, però. Cioè, 16 tiri a 2, 1-0. Pensa che ho qualche problema con i gol. Faccio sul taglio, dai. Vediamo alla prossima. Beh, ragazzi, direi che è andata benissimo. Fatemi sapere che ne pensate. 50.000 mi piace. Prossimo draft solo con gli overall. Vi aspetto questa sera in live per giocare a FIFA, ma soprattutto lunedì con la nuova carriera di Mister Spettacolo.